Buonasera a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saius e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto in compagnia di Antonella Intranò. Saluto il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti, buonasera, buonasera, buonasera. Saluto Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a tutti. E saluto l'ospite di questa sera, Flavio Ciucani. Ciao Flavio, ben trovato. Buonasera, è un Bene, piacere come ti stare qui trovi? con voi. Grazie a te per aver accettato l'invito, Flavio. E Grazie a come i te. nostri amici ascoltatori sanno, perché Flavio non è una voce nuova per Radio Science, da sempre è storico, ricercatore e attento conoscitore delle apparizioni mariane e dei fenomeni stigmatizzati. Con te, Flavio, questa sera parleremo del viaggio di Papa Francesco in Svezia per i 500 anni della scissione delle 95 tesi di Lutero, argomento che, diciamo, ci ha colpiti. E vedo che in questo momento si è collegato con noi anche Marco Grilli. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Marco Grilli, lo ricordo agli ascoltatori, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Marco, auguri, buon compleanno. Così di brutto, grazie. Bene, allora a brevissimo partiremo con la diretta con Flavio Ciucani che ci farà compagnia questa sera. Per il momento passo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e di seguito a Rosario per i saluti al network. Prego Massimo. Grazie Antonella Intranò, prendiamo la linea da Pianeta Oggi Online, Pianeta Oggi TV Online, All News. Dunque abbiamo sentito in queste ore, ma in queste ore, in questi ultimi giorni, tutti i telegiornali, i giornali radio e quant'altro parlare alto di America, America e America, con tutti quanti quei teatrini show che sono stati anche abbastanza squallidi, a mio avviso, che hanno determinato la campagna elettorale di quei due personaggi. Ecco, noi ci interessa invece andare su quelle che sono le notizie che ci toccano da vicino, che interessano in modo particolare alla gente, non certo trascurare anche questa cosa che c'è stata negli Stati Uniti, ma passa in secondo, anzi dico in terzo piano. Iniziamo subito con puntare l'attenzione sul centro Italia, che qui abbiamo delle persone che sono in difficoltà, in seria difficoltà, con le loro imprese allo sfascio, al freddo adesso, perché è arrivato un freddo prima del solito, e dunque ci sono questi problemi. Com'è la situazione delle scosse? Continuano praticamente, sono scosse di assestamento da mettere in evidenza quella di ieri sera alle 19:56, che è stata praticamente di magnitudo pari a 3,8, quindi ben sentita dalla popolazione. Dunque, vediamo adesso ad un'altra notizia che emerge in primo piano, parliamo di corruzione, appalti, rifiuti in Toscana e siamo sempre nel centro Italia. Arresti domiciliari per il direttore dell'ATO, autorità per il servizio gestione integrata rifiuti per le province di Arezzo, Siena e Grosseto e interdizione dai pubblici uffici per tre professionisti nell'indagine Clean City per turbativa d'asta e corruzione. L'inchiesta riguarda un appalto ventennale per 3,5 miliardi di euro, in particolare una gara per la gestione completa del ciclo dei rifiuti, bandita con l'intento di favorire un raggruppamento di imprese capeggiato da Sienambiente. La spregiudicatezza di Andrea Corti, direttore dell'ATO, nella gestione della cosa pubblica, e la sua fame di denaro appare imbarazzante, scrive il GIP. Diamo adesso uno sguardo a quella che è una televisione, diciamo, che informa, che ci dà un'informazione alternativa, fuori, diciamo, da quelli che sono gli schemi delle televisioni occidentali o comunque di tutti i network nazionali. Coloro, apro una parentesi, che hanno avuto poi tutte le frequenze negli anni 80. Dunque, andiamo su Pandora TV Online, pandoratv.it,
il sito internet specifico per poterla visionare. Dunque abbiamo un'intervista a Paul Craig Roberts, che viene pubblicata questa analisi di Roberts sulle elezioni americane trasmesse nel corso della diretta di Pandora TV. Più sotto infatti potete vedere il live Pandora TV speciale elezioni americane. Poi abbiamo il telegiornale di Pandora TV, e quindi poi un altro video che parla della storia la storia dell'occupazione da parte degli Stati Uniti del territorio della base di Guantanamo. Quindi pandoratv.it per poter visionare tutto questo. Uno sguardo rapido anche ad Antimafia 2000, che poi Antonella riprenderà con la rassegna stampa nella trasmissione Osservatorio Antimafia. Dunque vi ricordo innanzitutto sabato alle 20.45 a Pordenone ci sarà al Palazzo della Regione la presentazione del libro di Lorenzo Baldo, giornalista della testata Antimafia 2000. Poi ancora abbiamo una novità, aspetta che mi gira la pagina, dunque l'avete anche sentito nei vari telegiornali, Di Matteo resta Palermo, quel sostegno che deve proseguire, di Lorenzo Baldo, Salvatore Borsellino, giusto il rifiuto di Di Matteo, la proposta del CSM. Queste le due, diciamo, notizie in primo piano nella testata Antimafia 2000 online, antimafia2000.com, il suo sito internet specifico. Alle 18.39 non ho altro, rimetto la linea alla regia. So che avete anche un ospite molto importante che io conosco da tempo, si rammentava anche prima dietro le quinte, come si suol dire, o meglio a microfoni spenti, ecco, che l'avevo conosciuto nei primi anni 90, nel 93 a Pisa, durante alcuni convegni sulle tematiche che poi voi affronterete. Comunque Antonella poi ve lo presenterà. Per il momento la linea alla regia centrale. Bene, grazie Massimo, buonasera a tutti quanti. Ricordo le solite cose di Radio Science, che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, vanno a reti unificate, quindi su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio, sempre da Modena, ovviamente anche sulle web TV, quindi sul canale YouTube Radio Science, sul nostro canale del sito radioscience.it potete guardarci, vederci. Usate la nostra chat per interagire con noi e con l'ospite. Se avete domande da fare oppure volete esprimere il vostro pensiero, fatelo tranquillamente, la chat è aperta a tutti. E con questo è tutto, Antonella, ti ripasso subito la linea. Grazie Rosario, e ricordo naturalmente ai nostri ascoltatori che potete scrivere a info@spazioaperto@gmail.com suggerendoci argomenti dei quali vorreste sentir parlare, o anche per muovere le vostre critiche, che sono sempre ben accette, naturalmente aiutano a crescere. Bene, torniamo in studio con il nostro ospite Flavio Ciucani. Come vi anticipavo in apertura di programma, storico, ricercatore, attento conoscitore delle apparizioni mariane e del fenomeno degli stigmatizzati, autore, ricordo, del libro Il segreto negli occhi di Maria, Mediterranee Edizioni, un libro molto affascinante che consiglio a tutti voi di leggere. Flavio, sono qui. Grazie anzitutto ancora una volta per aver accettato l'invito. Allora, tra il 31 ottobre e il 1 novembre Papa Francesco si è recato in Svezia per il 500° anniversario della riforma luterana che cade nel 2017. È stato un incontro che ci ha colpiti naturalmente, un po' perché in un momento così particolare per la nostra popolazione, duramente colpita da un evento devastante quale è stato il terremoto tra l'Umbria e le Marche, e ci è apparso così un po', non voglio dire fuori luogo, ma fa una nota stonata il viaggio del Papa in Svezia per una commemorazione di questo tipo, ma il tutto è stato naturalmente fatto sotto l'egida della fratellanza e nel tentativo di riconciliare
di riconciliazione, di unificazione delle chiese. Tu che sei uno storico, un ricercatore libero, come hai letto questo viaggio di Papa Francesco in Svezia per questo tipo di ricorrenza? Intanto non si è parlato di unificazione, anche sento se... Sento malissimo, Flavio, non so se sono io... Non so se... No, no, arriva bene. Qui in regia arrivi bene, Flavio. Allora, intanto non si è parlato di unificazione, anche se di unificazione si sta parlando da molto tempo, da circa 20 anni. Di conseguenza si è parlato invece di cammino comune e di rimuovere i conflitti alla comunione tra i luterani e i cattolici. Però noi sappiamo che c'è tutta una sequela di incontri fatti da 20 anni a questa parte, dopo il Concilio Vaticano II, in cui si tende a unificazioni. Noi sappiamo che con i luterani c'è addirittura un tavolo permanente, e ora si vuole aprire con gli anglicani c'è un tavolo permanente, e ora si vuole aprire questo tavolo con i luterani. È chiaro che io sinceramente, a primo acchito, sentimentalmente, non so come dirlo, la passione morale, io avrei voluto che Papa Francesco avesse rimandato il viaggio, anche perché è stato un viaggio non si capisce per chi. Voi considerate che la Svezia credo che abbia il 2% di praticanti luterani, e di conseguenza non so a chi è andato a festeggiare. Non penso che è andato a fare il cammino comune con il 2% di svedesi, vado a fare un passo politico. Io ho sempre detto che fin dall'inizio, voi ne siete testimoni, ho detto che secondo me Papa Francesco fin dall'inizio non ha mai parlato al popolo cristiano, ha parlato al popolo dei governanti. Tutte le encicliche fatte sono encicliche fatte per essere ascoltato da coloro che comandano. La sua esperienza in Argentina è un'esperienza di uomo politico più che uomo di fede, e quindi la paura mia è proprio questa, che si stia accentrando su Papa Francesco invece proprio questa da molto tempo nominata comunione dei cristiani, comunione di tutti quanti i cristiani. Ma questo che significa? Per fare una comunione con tutti i cristiani bisogna che ci siano incontri, che ci siano tavole, che ci siano mettere sul tavolo ognuno le proprie competenze e le proprie caratteristiche, per cui sono necessari per forza dei compromessi. Cosa stiamo compromettendo noi cattolici? Questa è la domanda, e bisogna farsela questa domanda. Tanta gente non lo sa cosa sta succedendo, e nessuno sa queste cose che io vi sto dicendo, perlomeno pochi. Ci sono dei canali specializzati, dei giornali specializzati, bisognerebbe trovarli su internet o addirittura trovare le fonti, però vi assicuro che in questo momento la Chiesa sta cedendo molto della sua fede cattolica. Molto significa molto. Io vorrei dirvi semplicemente che andare a festeggiare l'anniversario, i 500 anni della fissione delle 79, mi sembra che erano 79 punti contro la Chiesa Cattolica nel 1517, mi sembra una cosa assurda, anche perché ho visto con molto, non lo so, veramente mi ha fatto un po' di pena vedere il Papa vestito da luterano, con i paramenti luterani.
Certo, è vero che Papa Giovanni Paolo II si è messo il kepir della degli ebrei, però voglio dire, vestirsi da luterano per dire guarda noi facciamo un cammino comune mi è sembrato un po' troppo. A parte questo non si capisce come mai si prediliga proprio il movimento del luteranesimo quando è stato proprio questo movimento che è stato forse uno dei maggiori fattori di secolarizzazione della società. Voi considerate che semplicemente che non dico che è stato quello che ha inventato il capitalismo o il liberalismo, però fatto sia che uno non può essere, cioè il sistema capitalistico, non perché ci sono tante persone che sono vogliose di denaro, che sono ambiziose di denaro, il capitalismo per nascere o il liberalismo c'ha bisogno di una base culturale, c'ha bisogno di persone che sono favorevoli alla creazione di uno status quo. Bisogna che ci sia un humus, e all'interno di questo humus c'è anche la religione, e tale giustificazione a cercare il denaro, a cercare la ricchezza, sono stati proprio la riforma protestante, sono stati i luterani. Perché finché c'è stata una chiesa che dominava culturalmente l'Europa, e questo era un male, diciamo il possesso il possesso della base culturale che è il Vangelo e che è la Bibbia, ce l'aveva la chiesa. Ma dal 1450, quando Gutenberg ha cominciato a stampare la Bibbia, voi considerate che 50 anni dopo si presume che in Europa ci fossero 15-20 milioni di Bibbie, praticamente ogni casa aveva la sua Bibbia. Ora è facile fare un rapporto che nessuno ha mai fatto, neanche la Chiesa Cattolica, spiegare perché Gesù dice beati i poveri, mentre nella Bibbia c'è scritto che i ricchi vengono ricchi perché Dio gli vuole bene. È difficile spiegare questa cosa. Quindi la base culturale religiosa di tutto quanto quello che oggi abbiamo in Europa è venuto dal luteranesimo. Non so se mi sono spiegato, interrompetemi sì. Se dico qualcosa di io credo che tu ti sia spiegato alla perfezione. Ma in questo quadro che tu descrivi, che un po' tutti noi osserviamo, forse ecco in maniera non propriamente attenta, perché la vita quotidiana è diventata abbastanza complicata per tutti, ma si ha la sensazione che la religione sia diventata soltanto un insieme di riti, più appunto un fatto rituale, la messa della domenica, i battesimi, eccetera, e abbia abdicato alla sua funzione di guida spirituale. Questo lo avete, penso che sia successo, non mi ricordo, è successo un fatto una decina d'anni fa importante che ha dato il via, è stato il momento che ha dato il via a una revisione completa di quello che è di quello che può essere, che sono i movimenti religiosi all'interno della religione cattolica. Ci sono stati dei frati conventuali, due persone che hanno chiesto di formare un nuovo gruppo, e si chiamavano Francescani dell'Immacolata, e uno di questi Francescani Immacolati è andato sotto processo, un uomo di 90 anni, perché dicono che avesse tastato qualche sorella, che ci aveva soldi da parte, proprietà, eccetera. Fatto sia che è stato messo sotto inchiesta dalla procuratore della Repubblica, e non è stato trovato niente, ma invece è stato messo sotto inchiesta
dalla Curia Vaticana, non solo li ha commissariati, ma ha chiuso i seminari che erano pieni di ragazzi, mentre le diocesi non hanno più seminari, sono vuoti. Non solo questo, ma li hanno addirittura diciamo messi in ambienti in cui c'è la rieducazione ecclesiale e ideologica, e non si capisce perché addirittura gli hanno levato il nome dell'Immacolata. Certo, andare a parlare con i luterani che non credono alla Madonna e ci sono dei gruppi dell'Immacolata, logicamente non è una bella cosa. Di che parliamo? Di patate? Uno non ci crede e quell'altro ci crede. Non solo questo, ma è successo altre cose. Addirittura in America si stanno formando dei seminari con centinaia di ragazzi che entrano, sono delle fraternità, la famosa fraternità di San Pio X, e loro hanno i seminari. Ma a Rimini, dove c'è la loro sede, a Riccione, il vescovo di Riccione non c'ha seminari. Com'è questa cosa, che da una parte coloro che in qualche maniera contestano l'avanzata, la troppa trasgressione dopo il Concilio Vaticano II e quindi in qualche maniera cercano di frenare questa avanzata troppo laicista. C'è una guerra, non mi ricordo se a Genova o a in un paese, diciamo, in una città del Ligure, in cui i due vescovi sono in disaccordo, perché uno vuole l'altare rivolto verso i fedeli e l'altro dice no, l'altare deve essere di spalle ai fedeli, e c'è una lotta. Addirittura mi sa che sono commissariati, perché tutti e due sono stati richiamati al Vaticano e devono avere un appuntamento con il Papa. Che sta succedendo? Cosa si vuole realizzare? Si vuole realizzare una chiesa fatta da fedeli che intendono manifestare la loro fedeltà al Vangelo tramite l'azione politica, l'azione sociale, l'azione pratica, l'azione di solidarietà, oppure vogliono dei fedeli ubbidienti e ritualizzati? Questa è la domanda che mi sto facendo, ma non sono solo io, sono tanti studiosi dei fatti vaticani, non per ultimo il dottor Socci, che ultimamente ha randellato il Vaticano dicendo che il Papa addirittura sarebbe abusivo, perché ci sono due papi. Questa è una posizione un po' forse Una posizione Socci, un po' estrema forse è un po' estrema, però fatto sì è che logicamente c'è una posizione politica che si vuole. Voi non so se avete fatto una cosa, prima vi ho detto questo Papa parla ai politici. Innocenzo III diceva che praticamente il Papa, essendo il rappresentante di Cristo sulla terra, ha potere su tutti, quindi anche sui governanti, e di conseguenza i governanti, quando diventavano re o diventavano imperatori, dovevano chiedere il permesso o comunque l'autorizzazione al Papa, perché lui rappresentava il cielo. Ora Papa Bergoglio, appena stato eletto, ha chiamato a sé Abu Mazen e l'altro ebreo, che non mi ricordo come si chiamasse, il presidente, cioè li hanno chiamati a dire, li hanno fatti vedere in televisione, si sono dati la mano, che la pace eccetera eccetera, come se lui dovesse dare le direttive per la pace nel mondo. Beh, se fosse così, io me ne sarei andato, io Papa me ne sarei andato in Siria tra le bombe, avrei chiamato i russi e gli americani ad un trattato di pace. Invece no, è andato a festeggiare Lutero in Svezia. Flavio, tu hai anche detto poc'anzi che la Chiesa sta cedendo molto della sua fede cattolica.
Ma a favore di che cosa lo fa per te? A favore di una religione unitaria mondiale. Non è possibile che io vado a colloquiare con i luterani senza mettere in campo alcune cose, alcune credenze dei cattolici. Il luteranesimo è scoppiato quando c'è stato lo scisma, ha preso lo spunto quando la Chiesa ha detto che chi andava a visitare il Vaticano, quindi lasciava l'Opolo, gli si erano rimessi tutti i peccati. È da lì che nasce lo sfogo di tanti anni, centinaia e centinaia di anni di abusi spirituali. E di conseguenza l'autorità del Papa è decaduta, come è decaduta l'autorità del clero, come sono decaduti per esempio, che posso dire, sono decaduti certe verità come mai spiegate peraltro, l'inferno, il paradiso, il purgatorio, cioè sono tante cose che bisognerebbe mettere, addirittura la comunione, l'eucaristia, cioè mettiamo sul tavolo della contrattazione tutto quanto la fede, non dico i dogmi che potrebbero essere anche trattati, se è un dogma o se è una verità, basta rileggere i Vangeli, basta rimettersi a studiare. Però loro si mettono a studiare, carissimi, si mettono a studiare, ma si mettono talmente bene a studiare che sta passando nelle università teologiche vaticane, sta passando l'idea di una religione in cui Cristo Gesù non è un personaggio storico, è un personaggio fantastico creato dalla fantasia popolare che praticamente sono stati dei movimenti all'interno della cultura giudaica che hanno creato questi nuovi movimenti, e da qui la nascita di una nuova religione, soprattutto grazie a Paolo di Tarso, un eminente studioso di leggi, e quindi che si è creato questo fantomatico Gesù che non è mai esistito. Questo sta passando. Voglio portare un semplice esempio. Perché i ragazzini quando vanno a fare il catechismo non gli insegnano più non indurci in tentazione, Padre nostro, no? Padre nostro, sei in cielo, cioè, non indurci in tentazione, ma dicono non abbandonarci nella tentazione. Abbandonarci nella tentazione significa che qualcosa ti è estraneo, tu mi abbandoni nella bufera, una bufera esterna, io vado in mare, a un certo momento nasce la bufera, c'è un maroso, per cui io sono abbandonato lì se non viene qualcuno a prelevarmi, chiaro? Quindi la tentazione è qualcosa di esterno che non dipende da Dio. Invece Gesù ha detto non indurci in tentazione, è come se fosse volontà di Dio, ma nessuno mai ha spiegato che il diavolo ubbidisce a Dio, perché se non ubbidisce a Dio e quindi è una cosa esterna, ci sono due dei, uno è Dio e l'altro è il diavolo, ma questo non lo spiegano. Quindi vedete quante cose sono in ballo in questa situazione? È un'altra cosa della quale, Flavio, non ho mai sentito parlare, non so se per mia distrazione o se perché effettivamente sia così, ma è la seconda venuta di Cristo. Allora, la domenica durante la messa si recita il credo, no? Certo. Nel credo si dice esplicitamente che si attende la seconda venuta del Cristo per il giudizio finale e la resurrezione dei morti. Allora, io non ho mai sentito, ripeto, non so se per mia distrazione o perché effettivamente non ci sia stato,
alcun accenno a questo. Perché, Flavio? Perché questo credo nel quale si parla della seconda venuta di Cristo e la Chiesa non ne parla? Allora, intanto non è soltanto il credo. Ho fatto così un esempio che potesse essere... Allora, nella messa per tre volte, nel Padre nostro, venga il tuo regno, nel credo e anche dopo la comunione, quando il sacerdote eleva il calice e l'ostia, alla fine dice una frase che è dogma di fede, no, qualcosa del genere, e il popolo risponde in attesa della sua venuta. Quindi tre volte lo dico, ma questo è un rito. Allora, meglio che si faccia il rito, che si faccia la spiegazione. Eccola dove sta la storia. Cioè, spiegare che ritorni Cristo significa dare la faccia. Io una volta sono andato insieme ad altri amici a Roma, che c'era un monsignore che aveva l'abitudine di andare a mangiare in una locanda, che era una piccola locanda che era di proprietà dei genitori di un nostro amico. Siamo andati a parlare con questo monsignore del Radio Vaticana e gli abbiamo detto di parlare di questa cosa, cioè, perché la Madonna lo dice. E lui sa cosa ci ha risposto? Noi eravamo ragazzi all'epoca, stiamo parlando di 40 anni fa, 30 anni fa. Ci disse semplicemente: ragazzi, io anche domani mattina vado a Radio Vaticana e dico che Gesù sta tornando e che la Madonna lo ha detto. Ma dopo, se non succede? Cioè, il dare la faccia non è della Chiesa, il dare la faccia è dei fedeli. La Madonna della Salette lo dice, mi rivolgo a voi, piccolo gruppo, non dice mi rivolgo alla Chiesa, mi rivolgo a voi, piccolo gruppo, che ci credete, voi che siete i miei diciamo sostenitori, i miei coloro che mi sono stati sempre vicino, sono stati vicino a Gesù Cristo, mi rivolgo a voi che ci credete, dovete essere la luce del mondo. Non dice la Chiesa, dice un piccolo gruppo, quindi significa che la Chiesa non ci crede. Posso fare una domanda? Sì. Flavio, buonasera intanto. Salve. Allora, la prima domanda, ne ho un paio per la verità, poi se ne aggiungono delle altre man mano. La prima domanda è, visto che parliamo di Chiesa e di diritti o dogmi che poi non vengono, come dire, reciprocamente rispettati o che sembrano non essere, come dire, coerentemente seguiti, e per quanto riguarda la reincarnazione, che noi troviamo nelle altre religioni espressamente seguita, nominata e teorizzata, e in quella cattolica a un certo punto sembra sparita? Ma è sparita perché un concilio ecumenico ha detto che non era opportuno parlare di reincarnazione, in quanto la reincarnazione non faceva parte della predicazione evangelica, cosa assolutamente assurda e falsa, perché nel Vangelo ci sono diversi passi che parlano della reincarnazione. Quindi no. Purtroppo questa è stata una delle scelte che sono state fatte dopo l'avvento della Chiesa costantiniana, e quindi con Costantino se ne sono cambiate tante cose, anche l'assetto stesso, l'organizzazione stessa della Chiesa, e per cui è stata tolta. Quindi anche uno di questi è una, anche questa è una diciamo malformazione nel tempo della predicazione di Cristo. Quindi per me, io vi posso anche dire che esistono decine e decine di coloro che vengono chiamati i padri della Chiesa e che si studiano in teologia, no? In teologia si studia la patristica o la patrologia, che parlano dei padri e dei dottori della Chiesa, che va dal secondo secolo, terzo secolo, fino al sesto secolo. Sono coloro che hanno fondato la Chiesa. Ebbene, uno di questi, che era Origene, diceva che c'era l'incarnazione.
Clemente Alessandrino, che si chiama San Clemente, diceva che c'era l'incarnazione. Diceva: una vita segue l'altra per condurci in un progresso graduale fino all'immortalità. Che significa? Io vado a scuola, faccio la prima elementare, la seconda elementare, la media, eccetera. Se sono somaro, ripeto. Quindi è una vita che ci conduce per condurci con progresso graduale all'immortalità. Perché? Perché noi siamo immortali, però siccome abbiamo fatto qualcosa che non andava precedentemente, abbiamo dovuto stare in questo corpo, e questo i padri della Chiesa lo sapevano. San Gerolamo dice la stessa cosa, e ci sono tanti che lo dicono. Non è che San Gerolamo sarebbe quello che ha tradotto il Vangelo, la Vulgata, la famosa Vulgata, cioè la Bibbia, la tradotta in latino. San Gerolamo dice che c'è la reincarnazione. Quindi se si studiano queste cose, perché poi si tolgono? I preti lo studiano, ma non lo spiegano. Perché significherebbe togliere potere alla Chiesa in questo modo, cioè. Ma significherebbe togliere potere alla Chiesa se la Chiesa non lo spiega. Cioè, considera che sacerdote viene dal latino, che significa sacra docens, cioè l'istruttore, il maestro delle cose sacre. Se queste cose sacre non vengono spiegate, è chiaro che nel tempo io perdo il potere, perché qualcun altro me le spiega. Chiaro? La seconda domanda, Marco? Beh, qui andiamo a toccare un po' le tematiche che mi sono abbastanza care, nonché ricorrenti, ed è più, diciamo, di carattere politico che spirituale, cioè. Alla luce delle elezioni USA, adesso che rapporti si possono ipotizzare tra Stato Vaticano e Stati Uniti, Trump? Penso che cambi qualcosa con Trump rispetto ai rapporti con il Vaticano. Anzi, i rapporti con il Vaticano fino adesso... questa è un'altra chicca che voi non avete notato, gli ascoltatori non hanno notato. Appena eletto, domanda: perché sono venuti al Vaticano la regina d'Inghilterra e Obama? Vi ricordate che sono andati in Vaticano? Sono andati in Vaticano. Per quale motivo c'è stata questa, come si dice, una specie di venerazione, di sottomissione dell'America e dell'Inghilterra al Vaticano? Nessuno ce l'ha spiegato perché, che cavolo sono andati a fare. Non sono andati in vacanza, non andavano in Italia a fare qualcosa, sono andati in Vaticano. Questa è una... non era la classica visita di cortesia, ecco. Non credo che sia visita di cortesia, non credo proprio. È sapere quello che bisogna fare, che bisogna dire e che bisogna ottenere da questo popolo di schiavi. Questo è il problema. Il Vaticano non può dire certe cose e non le deve dire, e non le può dire. Flavio, sono le 19:10 minuti, credo che tu... Sì, io avrei qualcosa da fare, perché finito questo ho un'altra riunione con degli amici, ecco, che vengono anche dalla Sardegna. Prima di salutarci, Flavio, vuoi dire ai nostri ascoltatori magari quali sono i riferimenti, dove ti possono cercare, quali sono i tuoi prossimi impegni, in che modo ti possono seguire, insomma? Allora, Antonella, io credo di essere a Bari tra un po'. Sì, il prossimo sabato tu sarai a Bari, il 20 novembre. Vedi che già io sono di poca memoria, però sono a Bari. E comunque mi possono cercare anche su Facebook, oppure anche io do sempre il mio numero di telefono se qualcuno, o la mia email. Non ci sono problemi. Qualsiasi persona che mi voglia parlare, non c'ho nulla da nascondere, perché quello che dico pubblicamente lo dico anche, quello che dico, diciamo, privatamente lo dico anche pubblicamente, quindi non ci sono problemi. E noi siamo testimoni di questo, perché Flavio, in tutte le conferenze alle quali partecipa, ha sempre questa linea di condotta e sempre questa estrema schiettezza nella conversazione.
Bene, Flavio, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi questa sera e per averci dato la tua chiave di lettura sempre lucida e sempre importante. Grazie Flavio, ci vediamo presto a Bari. Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie. Grazie Flavio, a presto. Bene, torniamo qui nel nostro studio virtuale e torniamo a parlare di votazioni di elezioni presidenziali negli Stati Uniti e lo facciamo con te, Marco. Sai che novità, dirà qualcuno che ci ascolta. Allora. vabbè, però oggi dai, la novità c'è perché si è andati contro ogni pronostico. Oh, diciamo che prima di tutto la novità è che oggi finalmente conosciamo il nome del presidente degli Stati Uniti, perlomeno di quello eletto. Risultato. È già un risultato. Poi, Esatto. come hai detto giustamente tu, nessuno se lo sarebbe aspettato, anche se i Volta Gabbana dell'ultima ora hanno già cominciato a fare cambio di rotta della serie. Sì, noi sapevamo che alla fine avrebbe vinto Trump. E sì, effettivamente Hillary era pericolosa e tante altre belle cose, quando fino al giorno prima magari hanno detto, però meglio Hillary di Trump. Francamente tra i due io non so dove sbattere la testa, ma questo è un altro discorso. Sì, condivido anch'io qua da Venezia. Sì, insomma, qua si trattava di scegliere il male minore, mi pare di poter dire, ma cerchiamo un attimo di mettere le cose in ordine, no? Allora, siamo partiti con dei sondaggi pre-elezioni, pre-votazioni che davano una chiara e schiacciante vittoria di Hillary Clinton. Già questo è stato un dato smentito questa mattina. Allora ti chiedo, Marco, è stata una incapacità da parte del mainstreaming o comunque dell'informazione di leggere i dati pervenuti, o c'è stata forse una volontà dell'informazione, un tentativo dell'informazione di pilotare il voto? Oh, scusa, no, perché prima stavo ripensando a un'altra cosa, che questa elezione ha qualcosa di mistico in un certo senso, direi quasi esoterico, perché secondo quanto pubblicato sul Libero Online, l'elezione di Trump era stata ampiamente prevista da Nostradamus. Per cui quando non si sa come spiegare un fenomeno, fondamentalmente si fa ricorso, come dire, ai corsi e ricorsi storici, o Guarda che semplicemente. perdonami se ti interrompo, ma a luglio c'era stato Michael Moore che aveva previsto la vittoria di Trump. Senza perderci nella notte dei tempi, voglio dire, c'è stato un personaggio che si chiama Michael Moore che aveva perfettamente previsto quali sarebbero stati. Michael Moore è anche un regista di controtendenza, se vogliamo, di avanguardia, diciamo, controregime, perché se non ricordo male, l'autore di Fahrenheit 9/11, piuttosto che di altri film più o meno. Quindi stiamo parlando di qualcuno che è abituato ad andare controcorrente, che per la verità, oltre ad avere delle fonti abbastanza attendibili per cui si ricavate i suoi film, corti o lungometraggi che siano, è anche uno che evidentemente ha molto naso per certe cose, o semplicemente sa dove andare a recuperare le notizie. Tra le altre cose, pare che Obama ieri abbia dichiarato che comunque andasse l'elezione. Oggi sarebbe sorto comunque il sole. Cosa leggere in un proclama del genere quando ancora i fatti non erano chiari? Punto di domanda. E bisogna, io sai che sono quello delle domande. Poi un'altra domanda è che si collega. Fammi capire una cosa. Com'è che improvvisamente l'FBI ha chiuso in fretta e furia l'inchiesta sulle presunte email partite da un server personale di Hillary piuttosto che usando quello del Dipartimento di Stato? Punto di domanda. Queste sono tutte le domandine che rimangono sempre in sospeso. Torniamo a noi. Allora, lui ha vinto contro tutti i pronostici. A questo punto, se è vero quello che dice Moore piuttosto che quello che sosteneva già qualcun altro, o tutta questa messa in scena delle elezioni in ottimo stile statunitense è realmente una messa in scena, per cui è un teatrino che si sono giocati i due attori protagonisti per dare l'impressione che ci fosse effettivamente un contraltare dell'uno all'altro e viceversa,
oppure non siamo, come dire, in mente dei, se vogliamo, o se preferite ancora, non abbiamo l'intelligibilità dei raziocini del popolo americano. Detto tra noi, prima mi sono espresso in questi termini, non so dove sbattere la testa. In realtà sono quasi sicuro effettivamente che tra l'una e l'altra non ci siano molte cose di buono da aspettarsi nel medio lungo periodo. Staremo a vedere cosa succederà nel breve. In ogni caso, diciamo che tra una fredda calcolatrice abituata a fare buon viso a cattivo gioco e uno che comunque in un modo o in un altro si rende leggibile, anche se le dichiarazioni che fa a volte sono assolutamente assurde, beh, preferisco almeno quello un pochettino più leggibile, perché almeno sai che strada potrebbe percorrere e ti ci puoi anche preparare. Se non altro, si dice che lui sia in buoni rapporti con Putin, che non era completamente insoddisfatto dell'andamento delle elezioni, tanto che pare abbia paventato un ritorno al buon vento di relazione tra Stati Uniti e Russia. Poi va detto anche questo: Trump alla fine ha vinto con 276 grandi elettori su 270 necessari, confinando Hillary molto più in basso, e lei era data per vincitrice. Quindi lui era quello che doveva rappresentare lo scandalo americano, perché sessista, perché razzista, perché un sacco di altre cose. Poi alla fine gli stati chiave hanno dato tutti il voto a lui. Allora, o la gente si è venduta alla stragrande, tipo gli 80 euro di Renzi quando ho riuscito a far vincere l'elezione al PD quella volta lì, oppure presumibilmente è più credibile lui nel ruolo di quanto non lo fosse la nostra amica Hillary, o Killary come la chiama qualcuno. Peraltro si può dire una cosa: lei sicuramente ormai per fatti accertati ha le mani sporche di sangue, non ovviamente per azione diretta quanto per ordini impartiti o per aver fomentato chi poteva dare gli ordini a scatenare determinate azioni di guerra. Di peacekeeping, perché adesso si chiama così, cioè andare a invadere gli altri paesi con la scusa di mantenere la pace, che è una guerra vera e propria, si chiama peacekeeping. Okay. Infatti volevo chiederti esattamente questo: tu non credi che abbia anche molto influito la proposta di politica estera di Trump rispetto a quella condotta dalla Clinton? Le buone relazioni con la Russia e col mondo, diciamo, est europeo, oltre al fatto che chiaramente la Russia è in questo momento comunque un ponte anche con la Cina, e attenzione, io ricordo sempre che la maggior parte del debito pubblico americano è saldamente in mano cinese, fatevi un po' voi i conti. Che poi le relazioni, diciamo, con la Russia siano buone anche per il mercato statunitense, non c'è assolutamente alcun dubbio, tanto a livello borsistico, alla fine della fiera, nonostante i cali della prima mattinata, conseguenti alla comunque cali abbastanza contenuti, se vogliamo, non c'è stato quel crollo che si poteva immaginare. No, gli unici ad essere crollati, almeno apparentemente, sono Hollande e il governo francese, il governo britannico e chi effettivamente non si aspettava questo, come dire, cambio di opinione o questo nuovo vento di passioni scatenato dagli statunitensi. Per cui adesso sono proprio curioso quanto Trump sarà importante anche per il nostro paese. Credo lo dirà con quale velocità Renzi cercherà di andare a incontrarlo, cioè voglio dire, la nostra classe politica, il nostro governo, tra l'altro, che credo in maniera abbastanza incauta ha preso una chiara posizione, ha sostenuto chiaramente la Clinton in queste votazioni presidenziali. Adesso, secondo te, come si pone di fronte ad un presidente che non ha raccolto molta simpatia tra i nostri esponenti politici di governo? Sarà un po' imbarazzante, credo, no?
magari per... Beh, ma da quando in qua la nostra politica domestica non ha dei risvolti imbarazzanti, perché voglio dire, i cambi di casacca qua sono all'ordine del giorno, e io credo che chiunque dovrà fare dei necessari di virtù. A questo punto si aprono due scenari possibili, almeno due scenari possibili. Il primo è: va tutto bene, cercheremo di prendere gli ordini anche da lui, così come è successo con i predecessori, perché tanto non credo che Renzi possa fare la voce grossa dell'Italia con come dire, già normalmente con gli Stati Uniti, con uno come Trump, che comunque evidentemente si è fatto strada anche abbastanza da solo e anche abbastanza repentinamente, soprattutto a livello politico, in queste, perché lui di politica non ha mai masticato realmente dal punto di vista personale. Stiamo parlando di anche il suo partito lo voleva come candidato. Stiamo parlando di un outsider, e qualcuno rifletteva anche sul fatto che lui fondamentalmente fosse di estrazione democratica, passato ai repubblicani per poter avanzare la propria candidatura, perché nessun democratico lo avrebbe sostenuto, e anche perché c'era già la Clinton da sostenere, quindi ha semplicemente optato per un cambio di casacca. Attenzione, da segnalare una cosa molto particolare, perché il razzista Trump, che evidentemente o ha dei grandi consiglieri oppure tutto sommato del tutto stupido non è, si è fatta amica praticamente la massa critica d'opinione gay statunitense, per cui tutti i gay sostenevano tecnicamente Trump. Non so se mi spiego che razza di movimento d'opinione si è portato appresso. Quindi è stata una mossa tattica non indifferente. Ah, insomma, ma cosa che però io ancora non ho capito, che forse tu puoi aiutarmi a comprendere questo. Se tutta l'informazione dava la Clinton per vincitrice, perché i sondaggi, i dati raccolti, eccetera, ma io non ho capito. L'informazione ha preso il più grande abbaglio che potesse prendere, o ha tentato di pilotare il voto? Te l'ho fatta prima questa domanda, te la ripropongo adesso. Allora, mi scuso se non ho ancora dato una risposta, ma stavo facendo di un ampio respiro. Prego? Ti bacchetterò a dovere. Ecco, e ci sarei arrivato comunque. Sì, io sono convinto che in un modo o in un altro abbiano cercato di influenzare il voto. Non è possibile altrimenti, cioè, e torno a ripetere, la frase di Obama, comunque vada a splendere al sole domani, sapeva molto di Rossella O'Hara effettivamente, anche se con toni leggermente diversi, mi scuseranno gli innamorati di Via Col Vento e di Vivien Leigh. Domani sì, sarà sicuramente un altro giorno, bisognerà vedere che giorno sarà. Io sono molto curioso, perché a questo punto effettivamente sono, come dire, non spiazzato, ma quantomeno osserverò una posizione attendista. Quindi i media, che comunque in un modo o in un altro hanno anche dato risalto all'indagine dell'FBI finché era in corso, o intuendo qualcosa per notizie che sono arrivate da qualche parte, hanno deciso di fare cambio di rotta, anche quelli, oppure hanno cercato fino all'ultimo di spingere effettivamente Hillary nel rush finale, pompando anche il fatto che l'FBI avesse chiuso l'inchiesta. Ora, qua nasce la solita domanda, come mai? L'FBI, che ha riaperto l'inchiesta dopo che era già stata chiusa la prima volta circa 10 giorni fa, sì, circa 2 settimane fa per essere precisi, ha riaperto l'inchiesta, e alla fine, stranamente, alla vigilia del voto l'ha richiusa forzosamente un'altra volta, perché non mi potete dire che 650.000 email siano state verificate con tipi di recito. Prego? Non possono essere state verificate in un tempo così breve. No, comunque sia, anche con i più sofisticati software di ricerca, difficile che siano riusciti ad analizzarle tutte. 600. Vuol dire che è stata fatta una pressione enorme sul direttore dell'FBI perché l'inchiesta fosse chiusa, in modo da renderla pulita, perché vuol dire che qualcuno la stava già dando per perdente. Avevano già visto che stava sfuggendo il tutto.
quindi hanno cercato di coalizzare tutte le forze fino all'ultimo per cercare di farla pompare. Adesso si tratterà di capire se effettivamente i democratici si devono ancora riprendere la batosta, perché l'elettorato che si era riunito al quartier generale di Hillary è stato rimandato a casa dal portavoce della campagna elettorale dicendo: il conteggio dei voti non è ancora finito, ogni voto conta, quando ormai i giochi erano fatti, perché Trump era già formalmente presidente eletto al 99%, quindi c'era praticamente più niente da dire, anzi al 99,9%. E quindi o qualcuno aveva subodorato la cosa prima, o, torno a ripetere, lei è stata mollata all'ultimo e qualcun altro cerca di andare ad attecchire Trump. Anche perché, signori, pensiamo a questa cosa: si vocifera che le spese per la campagna elettorale presidenziale siano andate attorno ai 500 milioni di dollari. Non so se mi spiego la cifra. 500 milioni di dollari per l'elezione presidenziale. Voi vi rendete conto che in un modo o in un altro qualcuno li deve riavere? Vabbè, sì, necessariamente. Cioè, non stiamo parlando di 1, 2, 5, 10, 500 milioni di dollari. E poi Marco, posso rivolgerti un'ultima domanda, considerando che sono le 19:29? Sì. Ti chiedo che Stati Uniti d'America vengono fuori da queste votazioni, avendo scelto un presidente come Trump? Sicuramente Stati Uniti che hanno bisogno di una fortissima politica protezionista o di espansione, di riespansione economica, perché, torniamo a ripeterlo, anche per i ben pensanti gli Stati Uniti sono in bancarotta praticamente. Infatti Trump ha avuto buon gioco in questo senso, cioè ridare una condizione di primazia agli Stati Uniti dal punto di vista economico. Se poi adesso cercherà di farlo passando attraverso i cavilli militari, questo non ve lo so dire in questo momento. Però diciamo che secondo me sulla sua elezione, da parte di molti che hanno probabilmente cambiato idea o che hanno trovato spazio rispetto alla comunicazione di massa pre-elezione, è la sua idea di uomo forte che vuole rimettere in piedi l'economia americana. Va detto a suo favore che lui non ha mai parlato di invasione di stati terzi o di geopolitico. Ha parlato di chiusura dei confini, di, tra virgolette, ripulire il territorio all'interno, mettere pace a tutti i disastri razziali che ci sono all'interno, anche se col suo metodo staremo a vedere come lo farà, perché mi suona molto di Rudy Giuliani vecchia maniera, che però, diciamolo, ha ripulito New York. E quindi adesso sono proprio curioso di dove andare, quali saranno le sue prime mosse. Poi teniamo conto che lui si insedierà ufficialmente dopo il 6 di gennaio, quindi lui adesso è quello che loro chiamano the president elect, cioè il presidente eletto. Fino al 6 di gennaio Obama porterà avanti almeno l'ordinaria amministrazione, il che, considerate tutte le truppe che sono sparse sul globo terracqueo, sono proprio curioso di vedere come farà a gestire questa ordinaria amministrazione con quell'altro che già ha fiato sul collo. Quindi diciamo che ho un paio di domande alle quali voglio risposta, ecco. Infatti adesso saremo tutti qui in attesa, insomma, di capire che cosa accadrà e quale piega prenderanno anche i nostri rapporti con gli Stati Uniti, quindi siamo tutti qui in attesa. Bene, sono le 19:31, dobbiamo passare la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, se ce ne sono. Massimo? Sì, un attimo che ne abbiamo uno, praticamente ce ne sarebbe più di uno che comunque li riprenderemo nell'edizione delle 22. Dunque, qui adesso rimanendo in tema, la Hillary Trump sarà il nostro presidente.
Dunque, dice, ieri ho notato le congratulazioni, scusate, ieri ho fatto le congratulazioni a Trump e mi sono offerta di lavorare con lui. Mi spiace non aver... Cioè, no, allora, prima cioè, litigano in una maniera incredibile, che è una cosa, cioè, a livello proprio vergognoso, come anche ieri sera sentivo a linea notte la Marisa Lorito che giustamente diceva che era brutta quella campagna elettorale, non è bello vedere una cosa di questo tipo. Ora leggo che dice che lei si è offerta a lavorare con lui, cioè no, non vado nemmeno avanti con la notizia, mi fermo qui perché vediamo se abbiamo altre notizie che più ci interessano. Scusa Massimo, scusa, ma questa esige un intervento, perché prego. Se tanto mi dà tanto, lei l'Hillary ha dichiarato, sempre ante lezione, che era contenta del fatto che con Sanders fossero tornati amici, perché lui chiaramente era un suo avversario all'interno del partito per la corsa alle presidenziali, quando si erano staccati, e dopo finalmente avevano ritrovato l'accordo quando lei ha accettato la nomination, perché chiaramente aveva stravinto rispetto a lui in tutti gli stati per la nomination dei democratici. Quindi non deve meravigliarti che adesso voglia lavorare con Trump, anche perché, torniamo a quello che ho detto prima, se è vero che sono stati spesi oltre 500 milioni di dollari e sicuramente la lobby delle armi, che tra le altre cose sosteneva lei, così come i Saud, la casa reale saudita, per chi non lo conoscesse, probabilmente cercheranno di cambiare investimento. Adesso vedremo che cosa succederà. Alle 19.34 potremmo dire che stiamo andando in onda con delle notizie equivalenti a dire robe da matti o robe da non credere o robe incredibili, non so come dire. Comunque andiamo proviamo ad andare avanti. Obama dice: ora dobbiamo fare tifo per Trump, ho chiamato Donald Trump alle 3.30 del mattino e mi sono congratulato con lui. Queste le parole del presidente degli USA Obama in un discorso alla Casa Bianca, eccetera eccetera. Fermiamoci qua, andiamo avanti, vediamo se è qualcosa che mi fa un po' magari prendere respiro. Bo Berlusconi, quello che ha tutte le frequenze delle televisioni in Italia, dice: Trump garantirà un ruolo USA al presidente Trump, i miei auguri, sono sempre stato e sarò sempre il più leale alleato degli USA in Europa. Così in una nota il leader di Forza Italia Berlusconi, che naturalmente abbiamo visto anche un po' nelle sue televisioni, tutta programmazione su stile americano. Scusate. Anche già circolando un bellissimo fotomontaggio di Berlusconi con i capelli di Trump, sono praticamente identici, sono gemelli separati alla nascita. Ma guardate, io alle 19.35 mi fermo qui perché non riesco nemmeno ad andare avanti con le notizie, perché cioè, spero dopo di poter cenare. Io vi restituisco la linea, cari signori, ci sentiamo alle 22 perché ci sono delle novità che entrano un po' diciamo nel tema della trasmissione, anche perché se c'è l'ospite che credo io ci potranno essere dei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio, è stato molto interessante aver sentito sia Flavio Ciucani che te Marco Grilli, spero anzi di vederti sabato. Cari signori, buona cena, a più tardi, linea che torna nuovamente a Bari. Grazie Massimo Bonella e ringrazio Marco Grilli, portavoce per Alternative Friuli Venezia Giulia. Ringrazio Rosario Moreno. E ancora auguri Marco, Grazie. Ringrazio Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Ringrazio voi ascoltatori per averci seguiti anche quest'oggi. Vi do appuntamento alle 18.30 di mercoledì prossimo per una nuova diretta di Spazio Aperto. E se ce la fate, vi suggerisco caldamente di seguire la diretta delle 22 Osservatorio Antimafia, ospite il nostro direttore Giorgio Bongiovanni, e in più ci sarà la graditissima partecipazione di Luana De Francisco, scrittrice e giornalista. Bene, vi rimando alle 22, altrimenti alle 18.30 di mercoledì prossimo. Grazie a tutti e buona serata.